Palazzo Merulana, luogo magico di per sé, con le sue temporanee sempre stimolanti e la sua super fantastica collezione Cerasi, diventa un'astronave tra passato, futuro e presente con la mostra Tempi d'acciaio. Fabrizio Spadini, l'autore, Valeria Ruffini Ferrante, la curatrice, Medina Art Gallery con la sua talentuosa responsabile Palma Costabile per l'organizzazione. Una serie di visioni, le 40 opere di Spadini, nato a Casorate Primo, provincia di Pavia, nel 1975. Visioni che ti accompagnano dal momento in cui le vedi a molto, molto dopo. A immergersi e a sistemarsi ben profondamente nel tuo pensiero, le immagini e i colori della giovinezza, le espressioni quasi umane o iperumane dei cartoon, ma anche di Chirico, Picasso, Giacomo Leopardi e perfino l'Enterprise. Una mostra davvero emozionante. Fino al 5 marzo a Palazzo Merulana. Perderla sarebbe davvero un peccato. Buonasera, sono Palma Costabile, la responsabile di Medina Art Gallery. Insieme alla Fondazione Cerasi, Palazzo Merulana e Coop Culture abbiamo realizzato questo progetto espositivo della mostra personale di Fabrizio Spadini e siamo davvero entusiasti di questa grandissima riuscita della mostra e un grazie davvero a tutte le persone intervenute. Buonasera, io sono la curatrice della mostra Tempi d'acciaio, la mostra di Fabrizio Spadini, che presenta una quarantina di opere inedite sul tema di incontro tra mondo classico e robotica, dunque passato e futuro che si incontrano e che riescono a convivere nell'esatto istante in cui si trovano sulla Terra. Quindi tematiche diciamo attuali attraverso un linguaggio piuttosto vivace che è quello dei cartoni anni 70, Gigaboma, Zigazeta. Colgo l'occasione per dire due parole su questo titolo, che è l'opera più monumentale qui della mostra e anche la più recente, che ho intitolato Post Teogonia, pensando appunto a un rapporto tra la classicità e questi nuovi dei, queste nuove divinità che arrivano e si impongono. Ho voluto raffigurare queste divinità che in questa guerra, in questo scontro, cercano di insegnare a queste presenze artificiali quanto sia importante scendere, proprio incarnarsi in quelle che sono anche le fallibilità dell'essere umano. Se tu potessi farne vedere una sola. Farei vedere quella, l'ultima che è stata fatta in classe IA, che sta per intelligenza artificiale, dove ho immaginato una sorta di Pinocchio, di bambino vero che diventa Pinocchio nella fiaba di Collodi, poi fa un passo verso un personaggio che è Astro Boy, di un famoso manga e poi cartoon, e quindi fa una specie di passo verso un robot. Anche qui per sollevare un dubbio, una domanda su tutte le tematiche che ruotano attorno al cosiddetto transumanesimo, trasformazione, ibridazione tra uomo e macchina.